vaniglia. Il tempo passa e nessun mi piglia. Si sposano tutte quante. E a me mi tocca di aspettare Dante. Ah, è curiosa la vita nel Medioevo, che poi Medioevo lo dite voi. Io dico 1284, poi voi lo chiamerete come vi pare. Le epoche gli si dà un nome dopo. Io sono Beatrice, che il futuro predice. Leggo le carte, quindi so tutto del futuro. In quanto agli anni che vivete voi adesso, ma no, non devo parlare di politica, che ci si mette nei guai. Canappione, gliene stanno capitando di tutti i colori, coi guelfi e i ghibellini, e i bianchi e i neri e così via. Chi è Canappione? Oh, scusate. Io l'Alighieri lo chiamo così. Mia madre dice, non t'azzardare, che è un grande poeta importante. Però c'ha grande e importante pure il naso, via. C'ha un becco che pare una poiana, pare. Una caffettiera, anche se non è ancora stata inventata. Insomma, lui fa il poeta, ma inveisce, si incazza e mette tutti all'inferno. E ce l'ha con Pisa, e con Arezzo, e con i papi, e con gli arcivescovi. Mi sa che prima o poi lo fanno fuori. Lo mettono fuori dal palinsesto a legnate. Mi dispiacerebbe. Ma lo dico a voi in confidenza. Io a quello non lo sopporto. Mi ha visto la prima volta che ci avevo 8 anni, lui 9. Mica mi ha detto, si gioca insieme, ti regalo un gelato. No, ci ha fatto 10 poesie di 2000 versi, il piccino. Ci siamo incontrati solo una volta l'anno scorso. Ci avevo 18 anni. E da allora sparito, di nebbia. Gli è timido, dicono. E poi tutti ad aggiungere, quanto sei fortunata. Quello è un poeta. Ti dedicherà il capolavoro della letteratura italiana, ti renderà famosa. È come uno sponsor, ecco. Sponsor è una parola latina, non inglese. Sai quante vorrebbero essere cantate da lui? Vabbè, ma io sono una donna, mica una serenata. Mica posso aspettare che abbia finito il capolavoro e che mi abbia angelicato e intanto io buona e zitta. A 19 anni al Medioevo si è già in anticamera da zitelle. Mica si ha il lifting e gli antibiotici e l'aerobica noi. A 25 anni zitelle e carampane. O tisiche. O magari ti capita un casino come Giulietta. Tac! Secca a 15 anni, poverella. O come Ofelia. E intanto devo star qui ad aspettare il vate, che neanche suona bene come frase. Oltretutto, bello non è. Mi passa a 20 metri, lo vedo che mi guarda. Sospira, si gratta il becco, ma mai che si facesse avanti. O vien piuttosto, Dantino mio, e fammi, che ne so, un regalino, un anellino. Vabbè, non mi può invitare al cinema. Si va a vedere la Piena dell'Arno. Dicono, sii paziente, e è un poeta, ti regalerà i suoi versi. Una bella fava. Già ne ha scritto uno, diverso, che te lo raccomando. Tanto gentile e tanto onesta pare. Certo che il letterato capisce che pare sta per appare. Ma quelli del Borgo San Jacopo, quando passo, li sento. Guarda la Bea, la Beatrice Portinari. Sai che c'è? Tanto gentile e tanto onesta. Pare. È giù che ridono.
Bel servizio mi ha fatto la poiana canappiona. Ho sentito questi versi. Beatrice, tutta nelle eterne rote, fissa con gli occhi stava, e io in lei le luci fissi di lassù rimote. Nel suo aspetto tal dentro mi fei, qual si fe glauco nel gustar dell'erba, che il fe consorto in mar degli altri dei. Oh, io che guardo fissa le rote di che? Una scema sembro. Nel suo aspetto tal dentro mi fei. Mi fei. Ti fei cosa? E sto glauco che bruca l'erba, ma chi è? Un caprone? Ma te l'immagini uno che torna a casa tutte le sere e ti parla così? Mi fei? Che mi fei? Che hai fatto oggi? Cosa si fe stasera? È che nel Medioevo noi si deve fare quello che vogliono i genitori. Se mi sente parlare così il mio babbo banchiere, vado in convento. Perché nel Medioevo, belline mie, se non si va d'accordo con babbo e mamma, mica ci si impasticca. Mica si va all'estero con l'Erasmus, mica dallo psicanalista, mica in college. Non si va di corsa in convento, capito? E poi, sti poeti sono dei begli ipocriti. Se ne scelgono una da angelicare e poi vanno a troie. Tutti via a Prato, al bordello della Mara. E sai che versi. Io, invece, tanto gentile e onesta devo parere. Devo camminare a occhi bassi. Mi sono guardata tutte le merde di cane da casa mia a Piazza Santa Maria Novella. Però ho imparato a camminare così, vedete? Ecco, tengo gli occhi bassi, poi li alzo come vedessi una visione, il paradiso, le alte rote, la Madonnina. E invece di sguincio butto l'occhio e guardo i ragazzi e vedo Battistone, quello che gioca al pallone, sì, al calcio fiorentino. Ah, Battistone è 1,90 m, due spalle, due occhioni, col corpetto viola col giglio. E sapete che adesso ci sono quei pantaloni attillati che si vedono certe abbondanze dentro. Poi certo uno può simulare, ci può infilare un calzino o una bottiglia di sidrone, ma il battistone è tutta roba sua. Lo so per certo da un'amica mia. Perciò o il canappione Alighieri mi si dichiara, mi fa vedere il 7:40, mi assicura che sta commedia che sta scrivendo avrà un certo successo e soprattutto mi viene giù di regalino, di anellino o collana o gemmula, oppure io una di queste notti mi metto il mantello e scappo di casa. Poi in Santa Croce, dove si allenano di nascosto, vado dal battistone e gli dico: ciao bellino, sono la Beatrice, quella cantata da Dante. Dai, che tra noi ragazze famose e voi calciatori c'è sempre feeling. E lui, bello ma un po' rozzo, mi dirà: che cazzo vuol dire feeling? E io gli dirò: vieni, vieni, mio bel ganso, vieni che ti porto sotto il ponte all'Arno e te lo spiego. Non sono angelicata. Non sono seria. E chi le ha detto che devono scegliere loro? Basta col poeta che si sceglie la donna ispiratrice. D'ora in avanti i poeti ce li scegliamo noi. Tu a me non mi canti. Mi faccio cantare dal De André, va bene? Anzi, mi faccio cantare dal Battistone, che fa delle belle serenate con tre rime, ma sincere. C'ha cuore. E c'è pure il sidrone. Io sono giovane e bella e c'ho voglia di essere libera.
Sai che ti dico? Io esco stanotte, che magari domani mi fanno sposare Canappione o un altro notabile che non mi piace e schiatto al primo parto. Vai, Beatrice, che è una bella notte e avventurosa. Poi l'ha scritto lui, no? Tanto gentile e tanto onesta. Pare.